cara comunità di fedeli. La Madonna di Medjugorje ha promesso di apparire il 24 giugno, nello stesso luogo dove apparì 43 anni fa. Questa è la promessa fatta dalla regina della pace di Medjugorje, a Maria. Una delle veggenti, che in questi giorni sta guidando i fedeli di tutto il mondo in una novena per la pace, chiesta con urgenza, direttamente dalla Santissima Vergine Maria. Perché ha deciso di confermare il luogo della prima apparizione? La risposta potrebbe sembrare scontata, ma non tutti sanno che la prima apparizione non è mai stata riconosciuta. La Regina della Pace sembra voler eliminare ogni dubbio con questa apparizione dopo 43 anni, a chi ancora dubita della veridicità delle apparizioni di Medjugorje. Il 24 giugno 1981, intorno alle 4 del pomeriggio, in un piccolo villaggio della ex Jugoslavia due adolescenti di nome Ivanka Ivankovic e Mirjana Dragicevic, all'età rispettivamente di 15 e 16 anni, osservarono una figura femminile apparire su una nube, mentre si trovavano ai piedi di una collina rocciosa chiamata Podbrdo. Più tardi quel giorno, alle 18:30, le ragazze, accompagnate da Vika Ivankovic, cugina di Ivanka, tornarono alla collina e riaffermarono di aver visto nuovamente quella stessa figura misteriosa, identificandola immediatamente come la Vergine Maria. Durante la festività di San Giovanni Battista, un giorno di festa e allegria per l'intero villaggio, Mirjana e le sue cugine, liberate per un giorno dalle solite occupazioni, decisero di trascorrere del tempo insieme, approfittando della piacevole brezza estiva. In particolare, Mirjana, che aveva un legame speciale con Ivanka Ivankovic, la invitò a fare una passeggiata intorno a Bjakovci. Mentre cercavano un po' di frescura all'ombra della collina di Podbrdo, Ivanka, all'improvviso, notò qualcosa di incredibile sulla collina ed esclamò: «Credo che lassù ci sia la Madonna!» Mirjana, inizialmente incredula, pensò che fosse uno scherzo e stava per tornare a casa. Ma una strana sensazione la spinse a indagare ulteriormente. Alzando gli occhi, scoprirono insieme una figura risplendente tra i sassi e la vegetazione, una donna di ineguagliabile bellezza, con un bambino in braccio. Sentendo il bisogno di condividere questa visione, le due ragazze corsero a chiamare altri amici, formando un gruppo di sei persone, tra cui Vika Ivankovic, Ivan Dragicevic, Milka Pavlovi e Ivan Ivankovic, che si unirono a loro nel ritorno alla collina. Se credi alla Madonna di Medjugorje, scrivi ora nei commenti: «Salvami Maria!». Man mano che si avvicinavano, la presenza della Madonna divenne più intensa e tangibile, suscitando meraviglia e paura. Ivan, colto dal panico, lasciò cadere le mele che portava, mentre Vika si sfilò le scarpe per fuggire più velocemente. Anche Mirjana e Ivanka, profondamente toccate dall'incontro, tornarono a casa con i cuori colmi di un'emozione indescrivibile. Una volta a casa, Mirjana annunciò emozionata alla famiglia di aver visto la Madonna. La nonna Jela, in risposta, le consigliò di ritirarsi nella sua stanza per pregare il rosario. Questa apparizione, tuttavia, non è stata riconosciuta dalla commissione ecclesiastica, che ha sostenuto l'assenza di un contatto diretto, o dialogo, tra i veggenti e la Madonna. Per questo motivo, nemmeno Milka Pavlovic è stata interpellata dalla commissione per testimoniare. Questa decisione non intende mettere in dubbio il lavoro della commissione, ma evidenzia come, a volte, aderire rigidamente solo a criteri formali stabiliti dalla Chiesa possa portare a trascurare messaggi profondi e testimonianze di fede autentiche. Da sempre, su Medjugorje, ci sono pareri discordanti tra chi crede e chi non crede alle apparizioni e alle parole dei veggenti di Medjugorje. Non poche persone pensano che sia un'invenzione. Tra le persone che non credevano a queste apparizioni, c'era anche un sacerdote, padre Jozo Zovko, che era il parroco di Medjugorje quando si verificarono le prime apparizioni. Tuttavia, durante quei giorni cruciali di giugno 1981, non era presente in paese, perché si trovava in un ritiro spirituale. Per coincidenza, una forte tempesta aveva colpito l'area, rendendo impossibili le comunicazioni telefoniche con Medjugorje. Al suo ritorno, venne a conoscenza degli eventi e,
in una catechesi del 1996, condivise personalmente la sua esperienza e quanto appreso dai sei veggenti. Apprendiamo queste parole da un'intervista di Matilde Fierro, la quale poi ha scritto un libro, disponibile purtroppo solo in lingua spagnola, La Virgen Reina en Medjugorje. Se ti interessano argomenti di fede come questo, iscriviti al canale e lascia un mi piace al video. Un piccolo gesto, ma molto importante per questa comunità di fedeli, grazie. I veggenti sono venuti da me e mi hanno detto: «Padre, noi vediamo la Madonna». Ma io non ho creduto. Chi poteva credere ad una cosa simile? Però non li ho rifiutati. Ho detto: «Bene, andiamo a parlare». Ho parlato tutto il sabato pomeriggio con ciascuno di loro, a quattro occhi, e ho registrato tutto quanto ci siamo detti. E poi, ho riascoltato la registrazione per tutta la notte. Ma che cosa ho ascoltato? Niente, perché non ero aperto ad ascoltare. I veggenti pieni di entusiasmo mi hanno raccontato la loro esperienza, ma io ero sempre più triste e non vedevo, perché pensavo che fossero stati i comunisti ad organizzare tutto, per screditare la Chiesa. Il 1 luglio 1981 fu un giorno decisivo per padre Jozo Zolko. Mentre era inginocchiato in preghiera davanti all'immagine di Lourdes, nella chiesa di Medjugorje, sentì una voce interna che gli diceva: colpito da queste parole, che percepì come un mandato divino urgente, si alzò immediatamente e si avviò verso l'uscita della chiesa. All'esterno, si trovò di fronte ai sei giovani veggenti, visibilmente turbati e inseguiti dalla polizia comunista. Rispondendo al suo senso di dovere pastorale, padre Jozo li condusse al sicuro nel rettorato, chiudendoli in una stanza dismessa, per proteggerli. «Esci e proteggi i ragazzi!» All'inizio di agosto, padre Zolko comunicò al suo assistente di prepararsi a sostituirlo, anticipando eventi imminenti. Infatti, il 17 agosto, fu arrestato dai miliziani comunisti con l'accusa di cospirazione. Inizialmente, la sua condanna prevedeva 3 anni di carcere, ma padre Zolko fu rilasciato dopo solo 18 mesi. La sua liberazione anticipata fu possibile grazie all'intervento di numerose persone e influenti personalità internazionali, tra cui si sospetta fosse inclusa Madre Teresa di Calcutta, come suggeriscono i 2 ritratti autografati della Santa, presenti nel suo ufficio. È noto che durante la sua detenzione, padre Jozo Zolko ricevette conforto dalla Vergine Maria. Il 17 agosto, giorno del suo arresto, la Madonna rassicurò i veggenti con queste parole: «Non temete, desidero che siate pieni di gioia e che questa gioia traspaia dai vostri volti. Io proteggerò padre Jozo». Pochi giorni dopo, il 22 agosto, la Santa Madre li calmò ulteriormente dicendo: «Padre Jozo non ha nulla da temere. Tutto questo passerà». Il sostegno della Vergine continuò nei mesi seguenti. Il 12 ottobre 1981, comunicò ai veggenti che padre Jozo mandava loro i suoi saluti, confermando le sue visite al parroco anche in prigione. Il 18 ottobre, chiese ai veggenti di digiunare a pane e acqua, e mostrò loro padre Jozo in carcere, il quale li incoraggiò a non preoccuparsi per lui, rassicurandoli sul suo benessere. In un altro messaggio, la Vergine li confortò ulteriormente dicendo: «Lui è un santo». Infine, nella primavera del 1983, padre Jozo fu liberato dalla prigione, confermando la promessa della Madonna che il suo calvario sarebbe passato. Quest'anno si celebra il 43esimo anniversario di quelle apparizioni. Questi eventi rappresentano un fenomeno senza precedenti nella storia mariana. La Madre di Dio ha continuato a manifestarsi in questo remoto e umile villaggio dell'Erzegovina. Secondo quanto riferito dai veggenti, la Vergine ha preannunciato un evento cruciale e definitivo per l'umanità, che sarà rivelato da Mariana e padre Petar, 3 giorni prima del suo verificarsi, consistente nei primi 3 dei 10 segreti. La Regina della Pace ha costantemente esortato alla preghiera incessante e alla conversione, descrivendo questo periodo come un tempo di grazia. Ci ha avvertito che, successivamente, potrebbe essere troppo tardi per molti.
Essere santi e immacolati è essenziale per entrare in un cosmo eternamente restaurato. Questi messaggi mirano a preparare i fedeli a un cambiamento spirituale profondo e necessario per la salvezza. Dal 16 giugno è in corso una novena di preghiera quotidiana che si concluderà il 24 giugno, giorno in cui ricorrerà il 43esimo anniversario delle prime apparizioni di Medjugorje, eventi straordinari e significativi per i credenti di tutto il mondo. In occasione di questo anniversario, è prevista un'apparizione speciale della Madonna, proprio nella notte del 24 giugno. La Madonna ha fatto un richiamo speciale a Maria Pavlovich Lunetti, una delle veggenti che continua a ricevere visioni dal 24 giugno 1981, chiedendole di diffondere un messaggio di urgenza: è necessaria una preghiera intensa per la pace. Questo appello è diretto non solo ai parrocchiani locali, ma anche ai numerosi pellegrini che si stanno dirigendo verso questo piccolo villaggio bosniaco per partecipare alle celebrazioni e rafforzare la loro fede attraverso la preghiera congiunta. Non dimentichiamo che la Madonna stessa afferma che i messaggi di Medjugorje sono la continuazione dei messaggi di Fatima. Finirò a Medjugorje ciò che ho iniziato a Fatima. Queste le sue parole. Nei racconti delle apparizioni di Medjugorje, alcuni veggenti hanno ricevuto dettagli sui segreti rivelati dalla Madonna, che riguardano eventi significativi per il destino dell'umanità intera. Tre dei veggenti conoscono 9 di questi segreti, mentre gli altri 3 conoscono tutti e 10 i segreti. Solo la veggente Miriana è incaricata di rivelarli al mondo quando sarà il momento giusto. Nonostante le numerose pressioni ricevute per divulgare i segreti, i veggenti sono rimasti fermi nel loro impegno di non rivelarli, rispettando così la volontà della Madonna. Alcuni critici hanno suggerito che i segreti siano inventati per mantenere vivo l'interesse verso Medjugorje, ma i veggenti, guidati da Miriana, hanno mantenuto una ferma discrezione, limitandosi a divulgare solo pochi dettagli di questi messaggi profetici. Ecco quello che è stato reso noto. I 10 segreti sono divisi tra 3 avvisi e 7 punizioni. Ci saranno 3 avvertimenti che preannunciano delle gravi calamità, simili a piaghe, che affliggeranno l'umanità. I segreti sono scritti su pergamena, leggibile solo dalla persona a cui sono stati affidati. Il terzo segreto riguarda un evento che confermerà l'autenticità di tutti i segreti. Questo sarà un evento straordinario e visibile in tutto il mondo, che confermerà senza dubbi la presenza della Madonna a Medjugorje e la veridicità delle sue profezie. Sarà un segno impressionante che cambierà la percezione di molti. Il settimo segreto prevede un evento molto grave per il mondo. Questo segreto ha particolarmente turbato la veggente Miriana, che ha pregato la Madonna di mitigare l'impatto di questo evento. Grazie alla preghiera e alla penitenza, è stato possibile alleggerire parzialmente la severità di questo castigo. La Madonna ha interceduto per noi presso Dio. La rivelazione di questi segreti è affidata a Miriana, che conosce le date esatte degli eventi. 10 giorni prima dell'evento, Miriana contatterà un sacerdote scelto da lei, padre Petar Ljubicic, un frate francescano della parrocchia di Medjugorje, e insieme intraprenderanno una settimana di digiuno e preghiera. 3 giorni prima dell'evento, il sacerdote lo annuncerà al mondo, permettendo così di verificare la veridicità delle rivelazioni della Madonna di Medjugorje. Le apparizioni di Medjugorje hanno avuto tra i sostenitori un allora giovane cardinale Joseph Ratzinger, che si è battuto per il suo riconoscimento. Se vuoi saperne di più, clicca ora sul video che appare sul tuo schermo. Che Dio illumini sempre il vostro cammino. Ci vediamo al prossimo video.